La carità tutto copre, abbiamo detto nella puntata di ieri, che è l'atteggiamento con cui Dio usa il suo amore, usa la sua carità verso di noi e copre i nostri peccati, le nostre infedeltà, le nostre miserie, i nostri tradimenti con il bello che abbiamo dentro. Quanti problemi risolveremmo e quanta serenità avremmo di più nel cuore se ogni qualvolta ciascuno di noi si sforzasse di coprire gli sbagli dell'altro con il bello che l'altro ha. Noi molte volte ci fissiamo sull'errore e non andiamo oltre. Guai se Dio fosse come noi. Saremmo ormai tutti, dico tutti, non so che fine avremmo fatto. E meno male che Dio è diverso da me. Ma ciò che mi aiuta anche a, come dire, a coprire gli sbagli dell'altro con carità è il saper leggere le mie meschinità, le mie incoerenze. Noi molte volte siamo bravi a lodare noi stessi, ma quando facciamo lo stesso errore di un altro, ci sappiamo giustificare. Ma lo stesso errore che ho fatto, se lo commette l'altro, lo distruggiamo. Sapersi fermare, sapersi leggere dentro, saper vedere le proprie meschinità che tutti abbiamo, ripeto che tutti abbiamo, ci aiuterebbe ad amare di più gli altri, a coprire di più gli altri, a non accusare sempre l'altro. Quando il Signore ci dice che nessuno di noi deve giudicare, non vuol dire che noi dobbiamo chiudere gli occhi dinanzi alle ingiustizie, che non dobbiamo denunciare le violenze, che non dobbiamo lottare per la dignità delle persone. No, ma ci dice di non giudicare puntando il dito verso l'altro, ma di coprire l'altro, di valutare l'altro, di riprendere l'altro, sapendo che l'altro ha il bello dentro di sé. Voglio chiudere con un'affermazione di André Sève, a quale chiesero come mai pochi cristiani vivevano veramente l'amore per i loro fratelli e per le loro sorelle. Perché molti cristiani condannano l'altro sentendosi giusti? Sentite cosa ha risposto André Sève. Forse ho una spiegazione. Lungo la mia strada non ho incontrato molti cristiani incrollabilmente persuasi che Dio li ama teneramente. La maggioranza non giunge a vivere in tale certezza. Allora, anch'essi non hanno alcuna tenerezza per Dio e per i loro fratelli. Le due cose sono collegate e lo vedo chiaramente, conclude André Sève. Più ci si sente amati da Dio, più si è propensi a essere buoni. Torneremo domani su questa frase con qualche piccola riflessione. Ciao a tutti!